Tutto troppo facile per il Lascaris di Bramardi, che tra le mura amiche batte agevolmente per 5-0 la Aigreville e continua la sua marcia nel girone B. Non c'è stata mai partita sul campo di Via Clavier, dove i bianconeri hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, non lasciando nemmeno le briciole ai valdostani di Telesforo, che si sono rivelati troppo rinunciatari per impensierire la squadra di Poluzzi e compagni. L'avvio di gara vede subito i locali premere sull'acceleratore, grazie alla spinta costante sulla destra di Gillet e ai tentativi dalla distanza di un sontuoso Lucenti. La mossa che sblocca la gara è un'intuizione di Bramardi, che sposta uno scatenato Gillet sulla sinistra ed è proprio il numero 7 al 19esimo a servire un assist al bacio a Fiore, che non può fare altro che insaccare e ringraziare il generoso compagno di reparto. Il Lascaris continua a briglia sciolta e va subito vicino al raddoppio, prima con una conclusione dello stesso Fiore che viene respinta da Trocino e poi con un tiro sbilenco da buona posizione di Gillet. Esterno lascarino che si rifà però al 29esimo quando insacca con un chirurgico esterno destro a tu per tu con il portiere. Al 35esimo è ancora Lucenti ad andare vicino al gol, ma dopo aver saltato il portiere calcia fuori da buona posizione come il miglior Robinho. Primo tempo che si conclude quindi sul 2-0, ma il risultato sarebbe potuto essere ben più ampio, viste le tante occasioni per i bianconeri che si faranno però nei secondi 40 minuti. I primi 10 sono infatti terribili per la retroguardia rossonera, con occasioni e ripetizioni che capitano agli avanti di casa, che non trovano però la via della rete per questioni di centimetri. L'eroico Trocino capitola di nuovo al 15esimo, perché dopo una respinta su tiro di Gillet è ancora Fiore a farsi trovare puntuale all'appuntamento con il gol a porta vuota. Azione però viziata molto probabilmente da una irregolarità di Ferraris, che scatena le proteste di Telesforo e l'arbitro Carvelli non può fare altro che espellerlo. 9 di casa che si trasforma anche in uomo assist quando al 23esimo serve un pallone che chiede solo di essere insaccato al neoentrato Valerio, che non ha difficoltà per il 4-0. Al 30esimo anche Frassati dà un senso alla sua giornata, parando abbastanza agevolmente una conclusione dal limite di Lubots. Tiro di ben altro spessore è quello che sforna Sacco su tocco di Valerio, ma la traversa respinge quello che sarebbe stato un gol fantastico. Il definitivo 5-0 è ad opera di un altro neoentrato, Masci, che in spaccata supera l'estremo ospite in uscita. Finisce così il match del Lascaris e padroni di casa che danno un segnale forte alle altre pretendenti al titolo, mostrando tanta qualità soprattutto in mezzo al campo e avendo in Mecca un centrale quasi insuperabile.